Io sono Gianluca Finito del Formez e oggi ho il compito, il piacere di condurre questo webinar e di supportarvi durante la fruizione. Intanto se vi chiederei un feedback potete utilizzare la chat, vedo che molti già lo stanno facendo. La chat è lo strumento che potete utilizzare durante il webinar per interagire con noi dello staff, ma soprattutto con i relatori di oggi. Al momento siete già tantissimi, siete oltre 350, abbiamo avuto un numero di iscritti molto alto per questo ciclo di webinar, abbiamo ampiamente superato i 1000 iscritti, questo ci fa molto piacere, evidentemente la scadenza che avete come pubbliche amministrazioni della prossima settimana ha invogliato molti di voi a iscrivervi a questo webinar, ma come vedremo parliamo anche di molto altro. Nei minuti iniziali solitamente ci prendiamo qualche istante per dare delle indicazioni ai partecipanti, poi però una volta che il numero dei partecipanti raggiunge, diciamo, il numero minimo, iniziamo, quindi non rubo troppo tempo ai relatori di oggi che, come sapete, sono la dottoressa Viviana De Paola e Roberto Scano, entrambi consulenti di Agid. Allora, informazioni di servizio, è un ciclo di webinar, quindi partiamo dalle cose più operative. Le presenze verranno attestate solo al termine del ciclo di webinar, quindi vi invitiamo a non chiederci perché non è stata attestata la presenza o altro, lo faremo soltanto al termine dell'ultimo webinar. I materiali del webinar, cioè la registrazione integrale e le presentazioni dei relatori, saranno disponibili il giorno stesso, quindi entro oggi pomeriggio troverete tutti i materiali su Eventi PA. Potete sempre fare riferimento a quella pagina per tutte le informazioni su questo ciclo, quindi lì troverete i materiali più aggiornati. Se avete perso un webinar o volete o parte di esso, potete recuperarlo lì e vi invitiamo anche a segnalare la pagina di Eventi PA a eventuali colleghi interessati perché abbiamo deciso di riaprire le iscrizioni al termine del webinar di oggi e quindi permettere anche a altri utenti di poter seguire in diretta i successivi webinar e di vedere ovviamente le registrazioni, cosa che facciamo abitualmente al Formez, pubblichiamo solitamente tutti i materiali con una licenza aperta e quindi ne permettiamo anche il riuso alle amministrazioni interessate. Avete appena superato i 500 partecipanti, siamo veramente molto contenti di questo. E io ho un altro paio di minuti, me li prendo per riepilogarvi il calendario dei webinar. Quindi gli appuntamenti sono sempre il venerdì dalle 12 alle 13:30. Oggi parliamo della dichiarazione di accessibilità, la settimana prossima della modalità e degli strumenti di progettazione dei siti web della PA e nell'ultimo webinar degli errori di implementazione più comuni da evitare. Non ho riportato il nome dei docenti, ma li conoscete, erano sul sito. Ci avremo ancora nei prossimi webinar Fabrizio Caccavello, Claudio Celeghin e Davide Porrovecchio. Allora, veniamo al programma di oggi. Invece, come sapete, parleremo della dichiarazione di accessibilità. Abbiamo due interventi. Nel primo, Viviana De Paola ci parlerà degli obblighi normativi della dichiarazione di accessibilità. E nel secondo intervento, invece, Roberto Scarno ci illustrerà gli adempimenti per la compilazione. Vedrete, ci presenterà proprio passo passo come effettuare la compilazione della dichiarazione. Allora, vedo che state ancora entrando numerosi e vi ricordo che durante i webinar, visto l'alto numero di partecipanti, non possiamo dare la parola direttamente ai partecipanti, però potete interagire in qualsiasi momento con i relatori utilizzando la chat. Cercate di essere chiari nella domanda perché poi magari letta fuori dal contesto può risultare poco chiara, per cui se avete domande le raccogliamo tutte e poi al termine di ognuno degli interventi i relatori proveranno a rispondere alle vostre domande. Se non dovessimo riuscire a rispondere a tutte le domande per mancanza di tempo o altro, non vi preoccupate perché essendo un ciclo possiamo provare a rispondere nei webinar successivi e comunque
daremo seguito a ogni richiesta che dovesse arrivare. Per Gianfranco che ci chiede se saranno disponibili le slide, sì, Gianfranco, sia le slide dei relatori che la registrazione integrale del webinar sarà tutto disponibile sulla piattaforma Eventi PA, allo stesso indirizzo, alla stessa pagina che avete utilizzato per iscrivervi al webinar di oggi. Per Andrea, ho problemi di audio, esco dalla stanza. Sì, questo è il primo, come dire, accorgimento da seguire. Provate a uscire e rientrare. Vi suggerisco di utilizzare sempre l'applicazione Adobe Connect per desktop o mobile, se utilizzate tablet o smartphone, e anche se è permesso e consentito l'accesso anche via browser, solo che la versione via browser è un po' più stabile, a volte crea qualche problema d'audio. Provate a disattivare gli altri sistemi di videoconferenza, messaggistica, eccetera, perché a volte questo, quello pregiudica il collegamento con i canali audio della piattaforma. Allora, direi che ci siamo, avete superato i 600 partecipanti, quindi ampiamente la metà degli iscritti. Spero che qualcun altro si unirà a noi durante il webinar, però io non rubo ulteriore tempo ai relatori, quindi do direttamente la parola alla dottoressa Viviana De Paola che, come vi anticipavo, ci parlerà degli obblighi della dichiarazione di accessibilità. Viviana, aspetto di vederti Eccoci in qui. Mi video, eccola, vedete, mi perfetto, ci sentite? vediamo benissimo, bellissimo Grande, in sfondo, colore. perfettamente, ti lascio la parola, buon webinar. Grazie Gianluca, benvenuti a tutti. È bello sapere che siete così numerosi anche se materialmente non ci vediamo. E come diceva appunto Gianluca, mi ha presentato, collaboro con l'Agenzia per l'Italia Digitale come consulente ICT e vi parlerò oggi dell'accessibilità. Quindi molti di voi ovviamente sono, no, perché credo in fibrillazione per la scadenza del 23 settembre per la dichiarazione di accessibilità. Successivamente il mio collega appunto Roberto Scano vi indicherà proprio la guida per la compilazione della dichiarazione. È un po' rumoroso, a volte dipende appunto anche dal browser utilizzato, comunque dalla versione app. Provate sempre come, insomma, a seguire le indicazioni e suggerimenti magari di Gianluca. Allora, per quanto riguarda l'accessibilità, ho provato comunque a ridurre anche il volume dell'audio. Allora, l'accessibilità di cosa parliamo? Sostanzialmente vengono appunto forniti via web, che siano siti web o applicazioni mobili, dalle pubbliche amministrazioni, soggetti pubblici o privati, dei servizi e fornite delle informazioni ai cittadini e agli utenti. Ovviamente queste devono avere determinate caratteristiche per essere fruibili attraverso anche delle strumentazioni e strumenti informatici particolari proprio per le persone con disabilità. Quindi ci sono le definizioni fornite sia dall'articolo 2 della legge 4 2004, sia dal glossario che trovate alla pagina dell'AGID, e successivamente anche dal codice dell'amministrazione digitale, che appunto prevede il diritto all'uso delle tecnologie per i cittadini. Sull'audio leggo che ci sono vari, però diciamo, ecco, abbiamo fatto le prove e si sentiva bene, insomma, quindi probabilmente, ecco, provo a ridurre un po' di più, ma insomma. Per quanto riguarda l'usabilità, sempre nel glossario appunto AGID abbiamo la definizione, quindi con efficienza, cioè questi obiettivi devono essere portati avanti con efficacia, efficienza, soddisfazione in uno specifico contesto, contesto d'uso. Per cui andiamo alla normativa. Abbiamo già detto prima, appunto, come normative di riferimento abbiamo il codice dell'amministrazione digitale, quindi il decreto legislativo 82-2005, modificato poi ovviamente recentemente anche nel 2020 e nel 2021, che prevede appunto, come dicevo, il diritto all'uso delle tecnologie in modo accessibile ed efficace. Ci sono le linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici, dove ci sono proprio tutte le indicazioni per la compilazione della dichiarazione di accessibilità e l'indicazione delle regole tecniche da seguire.
Quindi lì è molto molto importante appunto leggerle e quindi seguirle. Abbiamo ovviamente come normative primarie, principali, la legge 4 del 2004 e anch'essa modificata nel 2020 perché ha introdotto anche i soggetti erogatori privati che devono rispettare le stesse regole che rispettano i soggetti erogatori pubblici e la direttiva 2018-2102 che poi le cui diciamo, disposizioni sono state recepite proprio dalla legge 4 2004 con tutte le decisioni di esecuzione che si sono diciamo, avvicendate di recente anche quella del 2021 proprio relativa alla norma armonizzata per i siti web e le applicazioni mobili. La dichiarazione di accessibilità, appunto la scadenza quindi 23 diciamo, settembre 2021 per le dichiarazioni di accessibilità sia per i siti web, si intende sia i siti diciamo, principali sia i siti tematici, quindi siti previsti per ogni tematica o della pubblica amministrazione o comunque dei soggetti erogatori privati, quindi delle società. E la dichiarazione di accessibilità per le applicazioni mobili entro il 23 giugno. Quindi questo per le applicazioni mobili. Cosa si intende sia per applicazione mobile che per sito web? Per applicazione mobile ovviamente ci sono proprio le definizioni della legge 4 e quindi è il software applicativo proprio progettato e sviluppato da parte o per conto dei soggetti erogatori per essere utilizzato dagli utenti su dispositivi mobili, quindi le applicazioni ovviamente che noi utilizziamo da smartphone, da tablet e così via, escluso il software che controlla tali dispositivi. Il sito web, abbiamo detto prima, appunto tutti i siti, sia il sito istituzionale sia i siti tematici, però il contenuto dei siti web e delle applicazioni mobili comprende anche informazioni sia testuali sia non testuali, quindi nelle linee guida c'è proprio una parte su documenti anche non web. Uno degli errori diciamo, più comuni è pubblicare ad esempio un documento scansionato, quello non è leggibile, per cui in realtà va pubblicato appunto un documento informativo. Informatico, firmato anche digitalmente, ad esempio per i provvedimenti o per bandi di concorso, gare e così via, e che sia però non sia scansionato, ma sia quindi non in formato immagine, ma sia proprio un documento informatico. Quindi questo è quello che è incluso nella dichiarazione di accessibilità, cos'è che non è incluso diciamo, nella dichiarazione di accessibilità? Tutto ciò che è relativo semplicemente a un gruppo chiuso di utenti. Per gruppo chiuso di utenti significa quindi non offerto al pubblico, per cui non per un gruppo pubblico, ma ovviamente se ci fosse un gruppo chiuso di utenti e tra questi ci fossero persone con disabilità, ovviamente lì è un discorso appunto di proprio permettere alle persone con disabilità di utilizzare anche quello strumento informatico e contenuti di extranet o intranet che sono però pubblicati prima del 23 settembre 2019 fino ad una loro revisione sostanziale. Questo è quanto riguarda, diciamo, l'oggetto della dichiarazione di accessibilità. C'è anche la possibilità di utilizzare gli strumenti appunto che effettuano un'analisi automatizzata. C'è un progetto tra cui tra i partner vede anche Agid, ovviamente lo scopo del progetto è proprio quello di costruire un'infrastruttura che integra un set di strumenti estesi per la valutazione automatica e semiautomatica dell'accessibilità dei siti web. Quindi per ulteriori informazioni ad ogni modo le slide verranno fornite e ci sono tutti i link di riferimento. Tra gli obblighi, ovviamente la dichiarazione di accessibilità, poi appunto il mio collega vi parlerà più nel dettaglio come farlo, però vanno indicati siti web e applicazioni mobili, ma sostanzialmente diciamo, qualora questo comporti, diciamo, ci possono essere dei siti web o delle applicazioni mobili che non siano conformi alle regole di accessibilità o siano parzialmente conformi. Lì l'unica deroga prevista dalla normativa, indicata anche nelle linee guida, è l'onere sproporzionato, quindi un onere, diciamo, organizzativo, tecnico e finanziario che non permetta al soggetto erogatore di rendere fruibili informazioni o comunque servizi in modalità accessibile. Ovviamente però sia la legge 4 2004 sia la direttiva
prevedono che bisogna comunque mettere, diciamo, porre una soluzione alternativa eventuale. Anche se c'è questo discorso dell'onere sproporzionato, ovviamente non rientrano, ad esempio, nell'onere sproporzionato i tempi di sviluppo delle soluzioni informatiche per questo, oppure le tempistiche per recepire informazioni di come fare queste cose rispettando le regole dell'accessibilità. Questo, in questo caso non parliamo di onere sproporzionato, che deve essere sempre motivato per motivi ovviamente legittimi, quindi ripetiamo, onere organizzativo, tecnico e finanziario. Questo viene valutato anche nel caso, poi parleremo della procedura di attuazione e quindi nella valutazione, diciamo, delle misure correttive attuative da parte del difensore civico per il digitale. Pertanto, al di là dei casi di onere sproporzionato, quindi appunto con poi l'indicazione di eventuali soluzioni di accessibilità, abbiamo proprio degli obblighi da parte dei soggetti erogatori. Mi spiego meglio, quando devono ad esempio stipulare o rinnovare o modificare un contratto di sviluppo di siti web e di applicazioni mobili, questo vale sia per i soggetti, per entrambi i soggetti erogatori, sia privati che pubblici, a pena di nullità non devono stipulare contratti che non prevedano il rispetto delle regole in termini di accessibilità. Questo a pena di nullità dei contratti. Per cui è importante anche nell'acquisizione di beni e forniture, devono essere rispettate le regole, ad esempio per le pubbliche amministrazioni dei soggetti erogatori pubblici. Bisogna rispettare quindi nell'acquisto di beni e forniture, quindi in base al codice dei contratti pubblici, le regole sull'accessibilità. Stessa cosa l'acquisto di beni e forniture da parte dei soggetti privati, soggetti erogatori privati. Anche qui c'è un discorso quindi che è subordinata sempre alla rispondenza delle regole in termini di accessibilità stabilita alle linee guida, cioè la concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto sempre di beni e servizi informatici destinati proprio all'utilizzo da parte dei lavoratori con disabilità o del pubblico, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro. Quindi anche questo bisogna fare attenzione come obblighi. Le responsabilità. Cosa accade qualora sostanzialmente le pubbliche amministrazioni non rispettino le regole di accessibilità? Per quanto riguarda i soggetti pubblici, abbiamo l'osservanza che comporta appunto sia la valutazione a delle incidenze, sia sulla valutazione della performance, sia sulla responsabilità proprio per quindi di responsabilità disciplinare ai sensi del decreto legislativo 165-2001, oltre appunto alle responsabilità anche penali e civili. Per i soggetti erogatori privati, invece, l'inosservanza è accertata e sanzionata fino al 5% del fatturato da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Le linee guida sono ovviamente pubblicate, si sta, diciamo, procedendo all'aggiornamento per quanto riguarda, quindi all'adeguamento normativo, all'aggiornamento normativo per quanto riguarda i soggetti privati. Quindi i soggetti privati poi verranno sanzionati. Quali sono questi soggetti privati? Quelli, appunto, stabilisce la legge 4, che hanno un fatturato medio negli ultimi 3 anni di 500.000 euro, quindi sostanzialmente un importo elevato, e che forniscono ovviamente servizi al pubblico. La tutela. Allora abbiamo parlato quindi cos'è l'accessibilità, usabilità, degli obblighi, dei doveri per quanto riguarda sia i soggetti erogatori pubblici che i soggetti erogatori privati. Adesso abbiamo la tutela per quanto riguarda il cittadino, perché ovviamente nella dichiarazione di accessibilità ci sono due sezioni, oltre alle sezioni da compilare appunto in relazione alla valutazione dei siti web e delle applicazioni mobili in relazione alle regole di accessibilità, c'è tutta una parte, una sezione proprio dedicata a meccanismo di feedback e procedura di attuazione. In cosa consistono?
La sezione meccanismo di feedback è una sezione che viene compilata dal soggetto erogatore in cui si stabilisce una procedura, una modalità per il cittadino che può appunto notificare, inviare al soggetto erogatore o la richiesta di informazioni, perché magari ci sono cose che non risultano accessibili sul sito a dispetto, diciamo, di quello che è stato dichiarato. Oppure, diciamo che può essere un form, può essere una procedura appunto tramite d'invio, tramite protocollo, l'amministrazione è obbligata, il soggetto erogatore pubblico è obbligato a rispondere entro 30 giorni. Quindi in questi 30 giorni bisogna fornire una risposta, dice la normativa, in modo soddisfacente al cittadino. Facciamo un esempio, un soggetto erogatore pubblico, quindi un'amministrazione, ad esempio, pubblica la dichiarazione accessibilità, abbiamo detto, sul sito sia principale istituzionale sia su ogni sito tematico. Quindi su ogni sito sarà presente la dichiarazione accessibilità e il meccanismo di feedback con relativo, quindi la relativa procedura per scrivere. Pertanto il cittadino, vedendo questa procedura, scriverà quindi all'amministrazione. Qualora l'amministrazione non risponda entro 30 giorni o risponda in modo insoddisfacente, il cittadino può visualizzare sempre sulla sezione, su una sezione della dichiarazione accessibilità, procedura di attuazione. La procedura di attuazione è relativa proprio al difensore civico per il digitale, quindi il cittadino proporrà un reclamo al quale dovrà allegare la risposta eventuale dell'amministrazione, del soggetto erogatore pubblico, qualora si lamenti del fatto che la risposta non è stata soddisfacente, oppure vada a specificare sostanzialmente che non è stato riscontrato quel messaggio, quella comunicazione, quella segnalazione entro i 30 giorni previsti dalla normativa. A quel punto, quindi, c'è tutto un regolamento del difensore civico per il digitale che prevede appunto una interlocuzione scritta, ovviamente, un'istruttoria con il soggetto erogatore pubblico per capire appunto, diciamo, come mai c'è stata una non risposta o una risposta insoddisfacente. E quindi valutare poi le misure correttive, anche in relazione qualora ci sia appunto un discorso di onere sproporzionato, quindi organizzativo, tecnico oppure finanziario. Queste, diciamo, sono le modalità amministrative, se vogliamo, di tutela per quanto riguarda il cittadino. Ci sono altre tutele che per il cittadino in generale, diciamo, che può utilizzare comunque una diffida all'amministrazione e poi procedere eventualmente con un ricorso qualora nei 90 giorni l'amministrazione non abbia riscontrato. Questo in base all'ultimo comma dell'articolo 7 del CAD. Oppure proprio per le persone in particolare con disabilità possono procedere innanzi all'autorità giudiziaria in base alla legge 67 del 2006, che rimanda per il rito in primo grado di cognizione innanzi al tribunale competente, che è quello del domicilio del ricorrente, appunto citare innanzi al tribunale, quindi in primo grado, per vedere soddisfatte, diciamo, le proprie richieste, quindi qualora si sia valutata una discriminazione proprio per la tutela giudiziaria, diciamo, delle persone con disabilità vittime di discriminazioni. Quindi si rimanda all'articolo 28 del decreto legislativo 150 del 2011. Per quanto riguarda il difensore civico, qualora invece ci sia, mettiamo il caso, l'amministrazione abbia pubblicato la dichiarazione di accessibilità sia per il sito web sia per la prima versione mobile, nessun problema, perché c'è appunto il discorso della procedura di attuazione. Qualora invece il soggetto erogatore non abbia pubblicato la dichiarazione di accessibilità, in quel caso il cittadino può utilizzare comunque la tutela prevista dal codice dell'amministrazione digitale, ai sensi dell'articolo 17,1 quater.
ossia la segnalazione per presunte violazioni al CAD. Perché? Perché la mancata pubblicazione della dichiarazione accessibilità, oltre a comportare tutta una serie di responsabilità che abbiamo già visto prima, comporta anche quindi una segnalazione da parte, una segnalazione, una presunta violazione del CAD e quindi delle linee guida AGID sull'accessibilità agli strumenti informatici e anche della, ovviamente, legge 4 del 2004. Quindi può presentare una segnalazione alla quale poi procede l'istruttoria, sempre il difensore civico e qualora appunto sia non manifestamente infondata, il difensore civico per il digitale la invia al direttore generale dell'agenzia per l'Italia Digitale per i poteri di quell'articolo 18 bis del CAD, i poteri dell'AGID. Difensore civico per il digitale, abbiamo detto, è stato istituito dal Codice dell'Amministrazione Digitale presso proprio l'Agenzia per l'Italia Digitale. Imparzialità, ovviamente, e terzietà. Precedentemente alla riforma del CAD, ogni amministrazione, in questo caso soggetto erogatore pubblico, ma ogni amministrazione, ogni soggetto pubblico aveva presso di sé un difensore civico digitale, dopodiché è stato reso a livello nazionale presso l'AGID. Quindi, come dicevamo, appunto, procedura di attuazione, abbiamo visto le due modalità, cioè la parte di tutela per il cittadino, quindi il reclamo che il cittadino può presentare al difensore civico per il digitale, oppure c'è la parte interna di procedura, cioè l'AGID valuta anche la contestazione sulla dichiarazione di accessibilità o l'esito insoddisfacente del monitoraggio, perché come sappiamo l'AGID solo per i soggetti erogatori pubblici effettua il monitoraggio. Cosa accade in questi due casi? Ci sarà una procedura interna, ossia l'AGID comunicherà al difensore civico per il digitale la contestazione, ad esempio, sulla dichiarazione di accessibilità. Può essere anche il caso dell'onere sproporzionato. Per quanto riguarda invece la conformità al modello della dichiarazione di accessibilità, bisogna seguire il modello che è presente sulla piattaforma form.agid, messa a disposizione proprio dall'AGID, e quindi non ci si può sbagliare e si deve utilizzare esclusivamente quel modello, altrimenti non c'è conformità al modello che è europeo, è stato dettato dalla direttiva europea 2016-2102. In caso di esito insoddisfacente del monitoraggio, quindi l'AGID effettua il monitoraggio sulle dichiarazioni di accessibilità e comunica al difensore civico questo esito insoddisfacente. Sempre in base alla direttiva europea, appunto 2018-2102, l'AGID effettua una relazione che poi va inviata alla Commissione europea proprio su questi esiti ogni anno. Vi ho reso disponibile una slide, erano gli inviti precedenti, cioè l'articolo 17,1 quater prevedeva nella precedente formulazione del codice dell'amministrazione digitale l'invito da parte del difensore civico per le segnalazioni. Quindi molte, diciamo, soggetti erogatori pubblici, quindi o in base al CAD, pubbliche amministrazioni, gestori di pubblici servizi o società a partecipazione pubblica, possono aver ricevuto appunto l'invito a rispettare proprio le regole di accessibilità, tra cui anche pubblicare la dichiarazione di accessibilità o rendere accessibili i documenti, perché come dicevamo prima, molto i casi di documenti scansionati, formato immagine non accessibili. Io vi ringrazio dell'attenzione e lascio, diciamo, questi 15 minuti per la possibilità di quindi effettuare domande e rispondere a domande. Allora, Viviana, grazie per questo intervento. Domande ne sono arrivate tantissime, le abbiamo raccolte in questo contenitore che vedi nell'area riservata e penso che continueranno ad arrivarne. E alcune sono pertinenti proprio all'intervento che stavi facendo, altre probabilmente anticipano argomenti che affronteremo nel proseguo del webinar e nei prossimi.
Se vedi le domande, ti invito a vedi direttamente in quel contenitore Sì. e valuta tu se rispondere adesso oppure se rimandare all'intervento di Certo. Roberto Allora, che seguirà sì, il tuo. poi dopo ovviamente se ci sono domande, insomma, che concernono entrambi gli interventi, risponderemo entrambi. Allora, abbiamo detto che ogni sito web e ogni applicazione mobile deve avere la dichiarazione accessibilità. Dove viene posizionata? Per quanto riguarda i siti web, vengono posizionati nel footer del sito web e per quanto riguarda le app, quindi nello store, magari appunto, nel lato informazioni. La URL è sempre la stessa perché la URL che viene usata è proprio la piattaforma resa disponibile. Form Agid. Cosa accade? Il soggetto erogatore pubblico, l'RTD in particolare, responsabile transizionale digitale, riceve le credenziali tramite email. A quel punto entra diciamo nella piattaforma con quelle credenziali e compila la dichiarazione o se già l'ha compilata l'andrà ad aggiornare. Quindi riceve sostanzialmente quello che ha come risultato. Pubblicherà quella URL, quindi è sempre la stessa. Per ulteriori dettagli, ovviamente lascio cioè l'intervento del mio collega a breve di Roberto Scano. Quando occorre la dichiarazione, quindi spero di aver risposto a Giulia Ferraris. Barbara Rossi, quando occorre la dichiarazione per le intranet o per internet sulla uso del personale? Allora, la dichiarazione, come dicevamo, di accessibilità è obbligatoria. Tranne per i contenuti di extranet e intranet realizzati prima del 23/9/2019, oppure per quelle soluzioni che sono utilizzate soprattutto sostanzialmente per gruppi chiusi di utenti. Quindi, ad esempio, molto spesso ci capita alle università che chiedono, ma diciamo, le soluzioni per gli studenti, quelle sono appunto per gruppi chiusi, in realtà no, perché sono aperti appunto a studenti. Quindi se si tratta di servizi e informazioni fornite al pubblico, allora è obbligatoria la dichiarazione di accessibilità. A uso del personale, se all'interno del personale abbiamo detto ci sono persone con disabilità, ovviamente è opportuno rendere disponibili queste soluzioni informatiche in base alle regole di accessibilità. Perché potrebbe esserci una tutela, poi un ricorso innanzi all'autorità giudiziaria per vedere tutelati i propri diritti avverso le discriminazioni. La scadenza della presentazione, quindi spero di aver risposto anche a Barbara Rossi. L'anno scorso la scadenza della presentazione per i siti web era il 23 settembre, per le app mobili quest'anno la scadenza è stessa per entrambe. Allora, il termine è sempre 23 settembre, ovviamente ogni anno poi si aggiornerà la dichiarazione che è stata pubblicata l'anno precedente. Per le applicazioni mobili invece è 23 giugno. Era 23 giugno 2021, quindi spero di aver risposto anche a Rotondi. Stefania Leone, per gli enti privati con fatturato superiore a 500 milioni di euro, oltre alla dichiarazione di accessibilità è prevista anche la nomina RTD e con che brevi, che tempi va nominato? Allora, l'RTD sappiamo che è responsabile transizione digitale, è stabilito all'articolo 17 del CAD e che viene previsto esclusivamente per i soggetti erogatori pubblici. Sono in aggiornamento le linee guida per i privati e quindi lì diciamo, verrà appunto stabilito, insomma, verrà indicato chi fare, ad esempio, ma è un esempio, insomma, bisogna attendere comunque la pubblicazione delle linee guida, il legale rappresentante pro tempore. Quindi l'RTD è esclusivamente per i soggetti erogatori pubblici e non per i soggetti erogatori privati. L'RTD per i soggetti erogatori pubblici, con che tempi va nominato, già doveva essere nominato, c'era stata la circolare 3 del 1 ottobre 2018 emanata, pubblicata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, l'Avvocato Buongiorno. Avete evidenze, quindi spero di aver risposto anche a Stefania Leone. Giuseppe Giorgio Pacelli, avete evidenze su soggetti che sono stati effettivamente sanzionati per inosservanza? Allora, la sanzione è prevista per i soggetti erogatori privati. In base alla legge appunto 689-81, questo è introdotto l'articolo 9 della legge 4 con la riforma del 2020, quindi decreto legge 76-2020 convertito con legge 120-2020.
Le amministrazioni ricevono appunto un invito all'adempimento ai soggetti erogatori pubblici che hanno quelle responsabilità che abbiamo detto prima per valutazione performance, responsabilità disciplinare senza il decreto legislativo 165/2021, 2001, quindi spero di aver risposto anche a Pacelli. Quali strumenti possiamo usare per la valutazione dell'accessibilità di siti web e di app? Questo abbiamo visto nel progetto Watcher, comunque ci sono anche nel Marketplace Cloud come qualificati degli strumenti, ad esempio Site Improve, però di questo ecco, magari anche il mio collega può rispondere successivamente. Spero di aver risposto a Sanacori. Proseguo, il soggetto erogatore è la PA o l'azienda? Allora, i soggetti erogatori sono entrambi, quindi soggetti erogatori pubblici, i soggetti pubblici, pubbliche amministrazioni, società a partecipazione pubblica, quindi gestori di pubblici servizi, e invece i soggetti erogatori privati sono soggetti, quindi società, aziende e così via. Soggetto erogatore che fornisce il servizio sito alla PA. Abbiamo detto anche del discorso della nullità dei contratti, quindi le regole di accessibilità comunque devono essere rispettate entrambi. Spero aver risposto al risuleo. Vado avanti. Spero di riuscire a rispondere a tutti in 9 minuti, altrimenti insomma, vediamo appunto come diceva anche Gianluca in altri momenti. Allora, ci sono indicazioni sugli strumenti? Ok, già risposto quindi a Magnini. Gim, numericamente c'è modo di avere una stima di quante diffide ci sono state nel corso del 2021 in Italia? 10.000. Allora, diffide dipende, nel senso quella è la tutela comunque giudiziaria, prevede una precedente diffida all'amministrazione. Questo è per poi procedere dopo 90 giorni innanzi all'autorità giudiziaria. Quindi questi sono dati più che altro degli uffici giudiziari. Per quanto riguarda diciamo, la parte di tutela amministrativa, quindi di inviti diciamo, da parte del difensore civico per il digitale, precedentemente come segnalazioni CAD, si può visionare, vi ho lasciato appunto il link, si possono visionare tutti gli inviti precedentemente fatti, proprio anche in ambito accessibilità. Spero di aver risposto anche a Gimo. Così, Rocchi, se chiedo modifica al fornitore del sito per migliorare l'accessibilità, questo può chiedermi un costo, questo dovrà essere garantito gratuitamente, essendo anche in contratto la clausola sull'accessibilità. A monte, allora a monte i contratti, ripeto, di stipula di nu nuova contrattazione di sviluppo o di modifica. Devono prevedere a monte, appena in nullità, le rispetto alle regole per l'accessibilità. Quindi ci deve essere proprio un adeguamento normativo, in conformità proprio alla normativa, per ad esempio applicativi già sviluppati. Credo che sia finito probabilmente il tempo. Ah, ecco, no, rivedo. Ah, ok, no, il tempo c'è ancora, non vedevo più le domande, adesso le rivedo. Ok, quindi ho risposto anche a Rocchi. Dunque, gli enti come dovrebbero comportarsi nei confronti di siti temporanei? Ad esempio, un sito che sta su per 4 mesi e poi viene tirato giù vincolante, anche per queste. Tutti i siti. La legge prevede che per tutti i siti che sono per il pubblico e quindi forniscono servizi e informazioni al pubblico devono essere accessibili. Che siano temporanei o definitivi, devono essere accessibili. Ok, credo di aver risposto a Rotondi. Buonora, potreste chiarire con precisione dove pubblicare dichiarazioni delle app? L'ho detto prima, quindi store per quanto riguarda le app. Attualmente non è possibile, c'è una parte proprio di nella sezione informazioni dove si può inserire la URL, ad esempio, quindi ok, ho risposto credo anche a Bonora. Zaina, entro il 26 dobbiamo solo aggiornare okay, la dichiarazione. Chi l'ha già pubblicata lo scorso anno, la dichiarazione di accessibilità, la deve semplicemente aggiornare, quindi rientra nella piattaforma e aggiorna la dichiarazione precedentemente compilata e pubblicata. Se non ci sono aggiornamenti bisogna comunque aggiornare, sì, comunque va aggiornata, va pubblicata, nuova. Quindi anche se non ci sono insomma, novità, si rimetterà, si adeguerà la stessa e si dirà non ci sono insomma, novità.
Vado avanti, Vernero, avendo in capo oltre al sito istituzionale circa 50 diversi domini tutti registrati nello stato possibile sul modulo Agit creare cumulativa. No, sono singole, devono essere dichiarazioni di accessibilità singole per ogni sito web. Capisco, insomma, l'impegno, e quindi ci deve essere fatta sì una valutazione, diciamo, dei siti, di ogni sito sia istituzionale che tematico. Poi se ci sono insomma delle similitudini sarà sicuramente più semplice comunque farlo. Vado avanti, bisogna aggiornare la dichiarazione accessibilità anche se lei si è rimasta già risposto. Se viene rilasciato un sito nuovo più accessibile di quello attuale, il giorno 30 settembre è possibile fare la dichiarazione direttamente per quello nuovo? Allora, si può aggiornare la dichiarazione di accessibilità quando si vuole nell'arco dell'anno, quindi non è un problema, per cui si può iniziare a fare la dichiarazione di accessibilità, dopodiché diciamo aggiornarla. Vado avanti, se un ente di sfida ad una società privata la realizzazione del nuovo sito e ovviamente prevedere le caratteristiche del nuovo sito, l'accessibilità deve essere completamente accessibile, sì, il sito deve essere accessibile perché analizzato con i vari strumenti, eccetera, eccetera, alcune si trovano sempre. Qual è una percentuale accettabile? Di questo poi si vedrà nella guida alla compilazione proprio della dichiarazione accessibilità con un discorso anche di monitoraggio. Vado avanti perché restano 5 minuti, spero di procedere velocemente. La legge 4 è recita, la presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni, alle aziende private, eccetera, eccetera. Pertanto anche le società in house, sì, anche le società partecipate, anche quindi le società in house. Il responsabile dell'accessibilità deve essere diverso dal responsabile della pubblicazione. Allora, chi diciamo, compila e pubblica la dichiarazione, anche per un discorso proprio di compiti in base alla lettera D dell'articolo 17, 1 RTD è proprio l'RTD, quindi responsabile per la transizione al digitale. Qualora ci fossero amministrazioni che non hanno ancora nominato o devono nominarlo, c'è anche la possibilità, è prevista anche nella circolare 3.1.10.2018 della Poggiore Ministro per la Pubblica Amministrazione, la facoltà di nominare un RTD in forma associata. Possiamo fare un esempio, unioni, consorzi di comuni, oppure attraverso convenzioni, oppure ad esempio il Ministero Istruzione, il Ministero Università e Ricerca hanno lo stesso RTD e anche per diciamo, tutti gli istituti scolastici. Però il Ministero Istruzione ha comunicato agli istituti scolastici lo scorso anno che ogni dirigente scolastico appunto, dovrà compilare la dichiarazione accessibilità per ogni sito e applicazione mobile dell'istituto scolastico. Okay. Nella soluzione alternativa bisogna scriverci le attività che verranno effettuate per essere coerenti, attività da fare entro l'anno successivo. Sì, nelle soluzioni alternative si danno appunto delle soluzioni alternative di utilizzo in modo tale che il cittadino possa fruire comunque anche in modalità alternativa del servizio o delle informazioni. Sì, è sempre opportuno comunque specificare che sono appunto in linea con le regole tecniche. Allora, per domande diciamo più proprio in relazione alla dichiarazione accessibilità lascio all'intervento successivo del mio collega. Una piccola azienda che non è strutturata è comunque obbligata a rinnovare il sito web e renderlo accessibile. Allora, tutte le aziende che hanno un fatturato medio anno delle ultime 3 anni di attività di quell'importo sono obbligate a pubblicare la dichiarazione di accessibilità. Quindi ci sono proprio delle caratteristiche specifiche delle società. L'RTD deve comunicare alle aziende le linee da seguire. Sì, nel momento in cui ovviamente l'amministrazione commissiona, ovviamente partiamo sempre dal discorso del riuso, articoli 68 e 69 del CAD, no? Quindi la possibilità di usare software nella piattaforma appunto Developers, nella sezione software a riuso, si possono trovare anche soluzioni che sono già conformi ad esempio al GDPR, alle regole tecniche Agid e anche al discorso appunto alle regole dell'accessibilità. Quindi a meno che proprio non, diciamo,
ci sia la possibilità di trovare una soluzione tra quelle open source, quindi nella parte di uso, open source di terze parti e così via, o in cloud, si arriva allo sviluppo ex novo che deve rispettare comunque le regole di accessibilità. Penso di aver risposto a tutti. Chiedo a Gianluca se effettivamente sono finite le domande e sono stata velocissima, spero che mi abbiate seguito perché effettivamente sono stata una valanga di parole però. Complimenti Viviana, perché veramente ha risposto a una quantità di domande incredibili e sempre con molta chiarezza e puntualità. Io direi a questo punto passiamo all'intervento successivo e poi eventualmente nei minuti finali poi magari insieme a Roberto rispondere alle ultime domande che riguardano in maniera più specifica il tuo Ok, grazie, mi intervento. metto in muto, Quindi sparisco così non mi direi sentite più perché mi avete sentito pure troppo. sì, sei rimasta anche perfettamente nei tempi, quindi veramente complimenti per la chiarezza e per la puntualità. Ottimo. Allora, io approfitto di questo momento di passaggio di parola al relatore successivo per intanto dirvi che siete quasi 800 in questo momento, quindi un numero altissimo, ci fa molto piacere. Vorrei proprio per questo però invitare tutti a utilizzare la chat con un po' di moderazione. Non possiamo moderare la chat, è libera, ognuno può usarla come vuole, però vi inviterei intanto a non fare discussioni off topic rispetto all'argomento del webinar, provare a formulare in maniera chiara le domande perché magari lette dopo qualche minuto dall'intervento del relatore potrebbero non risultare così chiare e anche non anticipare temi che verranno affrontati. Noi abbiamo raccolto tutte le domande, la relatrice ha risposto praticamente a tutto, ma comunque vedremo se qualche domanda è rimasta inevasa. Allora, a questo punto vedo già Roberto in video, questa è la sua presentazione, entriamo proprio nel merito quali sono gli adempimenti per la compilazione della dichiarazione. Roberto, anche tu hai 35-40 minuti circa, Perfetto, comprensivi anche delle ottimo. Tra domande. l'altro vedo Ti che abbiamo lascio lo la stesso parola, prego. quadro alle spalle, casualmente abbiamo lo stesso quadro. Sì, esatto. È lo standard per Infatti. qualsiasi progetto. Va bene, ti lascio la parola, prego. Bene, grazie mille. E grazie soprattutto a Viviana che ha fatto un'esposizione perfetta, è stata anche rapidissima a rispondere a tutte le varie domande. Io cercherò chiaramente di rispondere a altre domande che arriveranno specifiche sul tema della dichiarazione. Qui chiaramente parliamo di un adempimento sulla dichiarazione di accessibilità, che di fatto cos'è? Innanzitutto chiariamo cos'è. Non è un'invenzione italiana, è una richiesta della direttiva europea che citava prima Viviana, ossia abbiamo un obbligo a livello europeo per ogni sito web afferente alle amministrazioni di produrre una dichiarazione di accessibilità che va aggiornata su base annuale. La direttiva europea ha dato come date indicative proprio il 23 settembre di ogni anno e il 23 giugno di ogni anno per le app mobile, quindi 23 settembre per i siti web e il 23 giugno. Questa data, attenzione, non è la data in cui va pubblicata la dichiarazione, ma è la data in cui c'è un'attività di raccolta delle dichiarazioni effettuata dagli organismi di monitoraggio, in questo caso da parte di AGID. Quindi, per rispondere anche a domande che ho visto prima passare, il concetto è: se io creo un sito web e mi dura per 4 mesi, è chiaro che io creo il sito web, creo la dichiarazione e la pubblicherò online il giorno in cui effettivamente vado online con il sito, che è il suggerimento che tra l'altro do sempre. Per rispondere anche a un'altra domanda che era comparsa, è chiaro che se io chiedo a un fornitore di svilupparmi contrattualmente, con obbligo contrattuale, un sito che sia conforme, tutto ciò che mi fornisce il fornitore deve essere conforme. Potrà magari non essere conforme dentro al sito qualcosa che ho caricato io come amministrazione, qualcosa che magari è stato fatto un copia e incolla dal fornitore, ma che il contratto non prevedeva che il fornitore dovesse sistemarmi anche i contenuti pregressi. Quindi attenzione, il fatto essenziale è il 23 è una data di congelamento praticamente della copia delle dichiarazioni, ma non significa che io possa fare la dichiarazione tranquillamente, metto un sito online il 5 di febbraio, io pubblico la dichiarazione il 5 febbraio del 2021, la volta successiva dovrò pubblicarla, entro il 5 febbraio del 2022. Quindi ci sarà comunque la data del 23 settembre che taglierà una sorta di congelamento che poi va a Agile Pop quindi fare le analisi. Quindi
Quindi innanzitutto ha dei contenuti di base che adesso andremo a vedere, alcuni definiti a livello europeo, altri definiti a livello nazionale. Quindi a chi si rivolge a tutte le amministrazioni pubbliche destinatarie della legge 4.004, articolo 3,1, vedremo che poi quando usciranno le linee guida AGID per la parte privati e anche il regolamento specifico, probabilmente sarà obbligo anche per soggetti privati, perché la normativa in questo caso, andando a fare quella modifica che accennava Viviana prima, di estendere ad alcune categorie di soggetti privati, ha esteso alcuni obblighi anche ai soggetti privati, per cui bisogna, AGID sta chiaramente occupandosi di definire come adattarli nel modo corretto. Perché giustamente prima c'era la domanda, mi pare, di Stefania Leone che diceva: ma deve nominare l'RTD? Giustamente Viviana ha fatto presente che l'RTD è un obbligo per le pubbliche amministrazioni, il privato ne ha altri, quindi anche la modalità di interazione chiaramente sarà diversa. Quindi nell'ambito pubblica amministrazione il responsabile è l'RTD, quindi l'RTD, come diceva Viviana, deve essere nominato dalle varie amministrazioni. Deve essere nominato perché? Perché la dichiarazione viene fatta tramite una procedura online che si raggiunge dal sito form.agid.gov.it, che è realizzata da Agid proprio per consentire alle amministrazioni di evitare di crearsi in casa ogni singola dichiarazione, ma di avere un modello di riferimento e quindi compilarlo per i campi previsti. E questo mi dà occasione anche di dare un'altra indicazione. Voi in teoria dovevate già fare le dichiarazioni per il 23 settembre del 2020. Adesso, se andate a operare la dichiarazione per il 2021, il suggerimento che chiaramente va dato è di aggiornare la dichiarazione precedente, perché la dichiarazione è una fotografia che via via viene aggiornata quando voi andate a modificarla nel sito. Quindi se, come dicevo, mi sembra un altro quesito prima che ho visto passare, se io oggi ho un sito che non è totalmente conforme, è parzialmente conforme perché magari c'ho un errore e lo risolvo comunque nell'arco del prossimo mese, 2 mesi, andrò ad aggiornare comunque la dichiarazione. È chiaro che Agid acquisirà per la verifica quella attuale, ma poi quando si andrà a fare il controllo vero e proprio si vedrà che quell'errore non è più presente. Quindi il consiglio che do sempre è: man mano che risolvete i problemi, aggiornate pure la dichiarazione. Il dato la data e ora di aggiornamento è resa anche pubblica, quindi si vede pubblicamente che la dichiarazione è stata aggiornata il giorno il. Quindi, ripeto, cercate di mantenerla sempre fresca, non pensare solamente all'adempimento, l'aggiorno entro il 23 settembre, cercate di farla come previsto proprio dalla parte normativa. Quindi, bisogna collegarsi al sito form.agi.gov.it, bisogna avere quindi l'accesso come RTD. Per poter accedere come RTD è necessario che lo stesso sia censito nell'indice delle pubbliche amministrazioni. Non è sufficiente che venga nominato e basta internamente all'amministrazione, deve essere iscritto e indicato nel campo specifico nell'indice delle pubbliche amministrazioni. Perché? Perché grazie a questo campo sarà possibile poi ricevere le credenziali per poter accedere alla compilazione della dichiarazione. Quindi, innanzitutto, se un'amministrazione non ha ancora nominato l'RTD, diciamo sarebbe tempo e ora di farlo, ma è chiaramente senza avere l'RTD non può compilare la dichiarazione di accessibilità. Quindi verificare innanzitutto che dall'indice delle pubbliche amministrazioni che l'indirizzo email dell'RTD sia effettivamente corretto. Ci sono casi magari in cui l'RTD non è stato aggiornato da parecchio tempo. Altri casi in cui magari l'RTD non gradisce, tra virgolette, che sia messo il suo indirizzo email diretto a livello pubblico per il contatto. Magari preferisce che l'amministrazione utilizzi un indirizzo più generico in modo che le segnalazioni e le problematiche vengano indirizzate all'ufficio dell'RTD anziché direttamente alla persona. Chiaramente c'era tutto il problema degli istituti scolastici. Gli istituti scolastici hanno una modalità diversa perché il Ministero dell'Istruzione ha definito all'epoca che l'RTD era unico a livello nazionale. Quindi sono delegati i dirigenti scolastici, in questo caso, a pubblicare la dichiarazione. In questo caso è necessario che i dirigenti scolastici facciano una verifica nell'indice delle pubbliche amministrazioni per vedere che la mail del responsabile dell'istituto scolastico sia indicata chiaramente. Solo in questo modo, quindi, potrà ottenere la password per poter accedere al servizio. Quindi innanzitutto cosa serve per fare questa dichiarazione? Innanzitutto serve aver fatto una verifica
del sito web e serve avere anche implementato un altro obbligo di legge che è il meccanismo di feedback. Il primo caso, che significa la verifica? Significa che usando magari una stessa metodologia che utilizza Agid per analizzare i siti web, quindi una verifica campione, poi vedremo quali sono le pagine che solitamente vengono prese come campione, identificare alcune pagine e iniziare a fare una verifica tecnica rispetto alla conformità ai criteri di successo di accessibilità, quindi in conformità con quanto richiede la norma tecnica europea EN301549, che è stata poi recepita con le linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici da parte di Agid. In questo caso si parla di sito web. Se parliamo di sito web, abbiamo una tabella riepilogativa in questa norma tecnica che ci dice quali sono i requisiti. Se fosse un'app mobile, in questo caso l'app mobile prevede altre tipologie di requisiti per la verifica stessa. Agid mette a disposizione, tra l'altro con le linee guida, un modello di autovalutazione, che non è altro che una sorta di lista di controllo per vedere quali sono effettivamente i controlli da fare. Quindi, grazie a questo modello, chiunque può vedere qual è il criterio da verificare, andarlo a verificare e a questo punto vedere se è stato soddisfatto, quindi la risposta sarà sì. Se non è stato soddisfatto, ovvero c'è un errore, quindi la risposta è no. E in questo caso, magari in un campo annotazioni, indicare qual è l'errore che è stato identificato, perché poi questo ci servirà per fare l'elenco degli errori nella dichiarazione di accessibilità, oppure c'è il criterio non applicabile, ossia vuol dire che quel particolare criterio di successo non si applica al contenuto presente nel sito web. L'esempio classico, siti web che non hanno contenuti multimediali. Tutti i controlli di accessibilità relativi al multimedia vengono indicati come non applicabili, ossia non sono applicabili alla tipologia di sito web. La parte successiva, come dicevo, è il meccanismo di feedback. Il meccanismo di feedback è importante che sia fatto in forma accessibile, quindi deve essere una modalità di contatto offerta all'utente cittadino in modo che sia accessibile e questo meccanismo di feedback deve essere organizzato in modo che l'amministrazione riceve una segnalazione e la gestisce nell'arco di 30 giorni, risolvendo il problema. Se non lo risolve, come accennava prima anche la collega Viviana, se non lo risolve, il cittadino che si sente discriminato e non ha risolto il problema di accessibilità, si può rivolgere al difensore civico per il digitale, che a questo punto interviene chiedendo all'amministrazione di adeguare la procedura, il contenuto, ciò che comunque non è conforme con le regole di accessibilità. Anche qui, prepararsi chiaramente un testo descrittivo del meccanismo di feedback, perché nella dichiarazione viene chiesto di descrivere come funziona questa procedura. Inviare un'email all'indirizzo XYZ, compilare il modulo X, evitare potenziali, diciamo, modalità che possano creare discriminazione, quindi evitare di dire contattateci telefonicamente, perché in questo modo escludiamo le persone non udenti. Oppure, chiaramente, se mettiamo un modulo, il modulo deve essere accessibile. Non ci dobbiamo mettere magari un CAPTCHA con l'immagine solamente, senza l'audio, e quindi rendere impossibile la compilazione. Possiamo anche usare un modulo scaricabile e compilabile, basta che il modulo sia chiaramente accessibile. Nella seconda parte della dichiarazione vengono chiesti alcuni dati da Agid anche a fini statistici. Viene chiesta la data di pubblicazione del sito web o dell'applicazione mobile. Anche qui anticipo magari potenziali domande. Che significa la data di pubblicazione? Significa la data in cui è stato magari fatto l'ultimo aggiornamento più importante del sito web a livello strutturale. È stato cambiato magari il CMS? È stata cambiata la veste grafica, c'è stata una nuova sezione, nuovi contenuti particolarmente pesanti, quindi una nuova area, per cui c'è stata una modifica vera e propria. Non fate come mi era capitato in alcuni quesiti che avevano posto, non mettete la data in cui è stato registrato il dominio. Perché se siete un sito di quelli vecchi dei ministeri aperti negli anni 96-97, non dovete mettere 1º gennaio 1997, va messa la data di ultimo aggiornamento. Poi viene richiesto se è stato fatto un test di usabilità, ossia se sono state fatte delle attività di verifica coinvolgendo gli utenti.
Questa è una cosa prevista tra l'altro anche da altre indicazioni, tra cui anche dal piano triennale. Quindi vanno fatti dei test di usabilità coinvolgendo gli utenti. Le linee guida tra l'altro parlano anche della cosiddetta verifica soggettiva, ossia sono test di usabilità coinvolgendo persone con disabilità. In questo caso il consiglio che do sempre io è cercate di fare dei test di usabilità coinvolgendo sia persone con disabilità sia utenti senza particolari disabilità, in modo da avere dei feedback per il miglioramento qualitativo dei siti web. Perché, come diciamo sempre, una cosa è la verifica tecnica di accessibilità, che è una verifica di conformità rispetto a delle regole. Altra cosa è il test di usabilità. Quindi potremmo avere un sito che formalmente è perfetto sotto l'aspetto delle regole di accessibilità, ma che è totalmente inutilizzabile da parte sia di persone con disabilità sia di utenti senza particolari disabilità. Bisogna sapere anche qual è il CMS utilizzato, questo ripeto sono sempre dati statistici che interessano ad Agid, oppure qual è il framework utilizzato per sviluppare le app. Il numero di dipendenti con disabilità dentro l'amministrazione e quali sono il numero di postazioni di lavoro per i dipendenti con disabilità, che possono essere anche uno a uno, ossia ogni dipendente con disabilità ha una postazione, ma potrebbero essere anche numeri che non coincidono. Magari ci sono persone con alcune tipologie di disabilità che non hanno bisogno della postazione particolare. Una persona in sedia a rotelle che non ha particolari necessità o problematiche agli arti superiori può tranquillamente avere una postazione come tutti gli altri utenti senza bisogno di tecnologie assistive particolari. Poi c'è un dato facoltativo che viene chiesto, che è la percentuale di spesa prevista dal piano di bilancio di previsione in materia di accessibilità. Così come invece è richiesto se l'amministrazione prevede e in quel caso sia stato nominato il responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità, una figura che è obbligatoria per tutti i soggetti che hanno più di 200 dipendenti. Quindi, quando dobbiamo verificare la nostra verifica campione, come va fatta? Possiamo usare la stessa modalità che utilizza Agid, che non si è inventata chiaramente questa metodologia, ma deriva dalla metodologia europea che è stata definita al tavolo europeo specifico a supporto di questa modalità di monitoraggio. Quindi va verificata se sono presenti chiaramente l'home page. La pagina di accesso sarebbe la pagina di login, quindi se c'è un accesso ai servizi, la classica pagina che adesso aprite e vi dà magari la schermata accedi con SPID, accedi con CIE, quella va analizzata perché è una pagina di accesso ai servizi da parte dell'utente. La mappa del sito, la pagina dei contatti, se c'è una pagina di supporto, di guida o comunque le pagine contenenti informazioni legali, la privacy e via dicendo. Poi, a seconda della tipologia di sito, almeno una pagina pertinente per ciascuna tipologia di servizio. Anche qui, attenzione, non è necessario, lo dico da tecnico, verificare tutte le pagine di tutti i servizi se magari il vostro CMS genera pagine tutte uguali. Lo scopo del monitoraggio, qual è lo scopo della verifica campione? È identificare quali sono le diverse tipologie di pagine e contenuti e quindi testare se quella struttura di pagina o quel particolare tipo di contenuto viene prodotto in modo che sia accessibile. Poi chiaramente va testata la pagina del meccanismo di feedback perché deve essere conforme. E poi eventualmente testare anche pagine con appartenenza distinta con tipologie di contenuti diversi. Quindi se ci sono ulteriori formati di pagine, verificare pure quelli. Altra cosa importante, almeno un documento scaricabile per ogni tipologia di servizio o comunque gestito da servizi diversi, per capire se gli uffici preposti producono documenti accessibili o meno. E poi si fa il conto delle pagine precedenti e si estrae quindi un altro numero di pagine prese a caso pari al 10% del campione precedente. Quindi ipotizziamo, se nel campione precedente abbiamo estratto 12 pagine, sarà analizzata una pagina aggiuntiva. Quindi questo, ripeto, è a discrezione dell'amministrazione. Chiaramente serve l'intelligenza di scegliere pagine che siano effettivamente rappresentative. È inutile dire non uso questa metodologia, prendo 3-4 pagine, le verifico tutte, le sistemo tutte e mi dichiaro conforme, perché non state prendendo in giro
Agid, state prendendo in giro voi stessi e l'utenza, perché è chiaro che poi la prima problematica, l'utente utilizza il meccanismo di feedback e ve lo segnala. Quindi cercate sì di fare, magari come fanno alcuni, fate un'analisi preliminare, verificate le problematiche, intervenite, risolvete, riverificate le pagine, se è tutto a posto allora potete dichiarare la conformità di quella pagina. Per quello questa attività di verifica, a mio avviso, non andrebbe fatta adesso per fare la dichiarazione entro il 23 settembre, andrebbe fatta magari più volte durante l'anno per sistemare quei problemi principalmente strutturali che ci sono nei siti. Oltre al problema strutturale, quindi dovuto magari al fornitore che non ha applicato in modo corretto, totalmente corretto le regole di accessibilità, il problema, diciamo, più grosso spesso è la parte contenutistica. Quindi per quello si dice di verificare anche i documenti scaricabili. Perché se internamente all'amministrazione non si producono documenti accessibili, c'è effettivamente il rischio di avere una moltitudine di documenti non accessibili e quindi avere problemi di conformità poi del sito web. Quindi, come va fatta questa valutazione? Ci sono diverse modalità. Può essere fatta direttamente dalla PA, quindi se ci sono le competenze interne per verificare, si fa un'autovalutazione, oppure si può chiedere a terzi, associazioni, ma anche altre amministrazioni. Ho avuto modo di fare attività formative con delle amministrazioni che hanno centralizzato il supporto all'RTD, per cui diversi comuni utilizzano degli esperti centralizzati che aiutano le amministrazioni, un po' quello che fanno anche le regioni. Le regioni in molti ambiti danno supporto anche su altre attività ai comuni più piccoli che magari non hanno le risorse tecnologiche o risorse economiche per richiedere valutazioni fatte da terzi e quindi supportano questo tipo di analisi. Quindi, come funziona la compilazione? Avendo raccolto tutti questi dati, si procede alla compilazione vera e propria. Si accede a Form Agid GoVit, si indica il codice IPA oppure il nome dell'amministrazione e compare automaticamente e a questo punto il sistema ci chiede se abbiamo già un codice di accesso oppure se dobbiamo richiederlo. Se ce l'abbiamo già, è sufficiente inserirlo e si passa allo step successivo. Se invece non ce l'abbiamo, comparirà l'indicazione del nome dell'RTD e il suo indirizzo email e verrà detto che la chiave sarà inviata a quell'indirizzo. È chiaro che se non c'è quell'indirizzo registrato in indice PA non potete avere la chiave e non potete entrare. Una volta che entrate su Form AgilGovit vi trovate diverse voci. Io ho tenuto solamente la prima, che è proprio quella legata alla dichiarazione di accessibilità. Via via, per i vari adempimenti che verranno inseriti anche con piano, con altri requisiti, tipo quello per censire se è usato il design dei siti web, oppure quello se avete fatto verifiche di usabilità e se le avete fatte come le avete fatte, ci sono dei moduli specifici. A questo punto, se non abbiamo mai fatto dichiarazioni, comparirà compila nuova dichiarazione. Altrimenti potremo andare in gestione delle dichiarazioni in modo da recuperare la dichiarazione fatta nell'anno precedente e andarla ad aggiornare. Quindi ripeto, il mio consiglio è se volete potete anche inserire nuove dichiarazioni per lo stesso sito, però la cosa migliore è entrare in quello precedente, avere i dati della versione precedente e modificare dove effettivamente abbiamo avuto dei miglioramenti oppure se il sito è peggiorato andiamo ad aggiungere altre criticità. Il vantaggio, tra l'altro, di mantenere la stessa dichiarazione è che, come vedremo, il link presente a fondo pagina dei siti che avete come obbligo di inserimento, rimane identico. Quindi, con nuova dichiarazione vi fa scegliere subito se si tratta di un sito web o di un'applicazione mobile. Nel caso del sito o dell'app, vi chiede il nome del sito e l'indirizzo web dove è presente il sito oppure l'app. Quello che poi vi viene chiesto è qual è la specifica tecnica di riferimento che è stata utilizzata. Troverete nel modulo ancora il riferimento WCAG 2.0 e WCAG 2.1. Perché questo? Perché per siti web che erano stati sviluppati prima del 23 settembre 2019 c'era la possibilità all'epoca di fare riferimento alle WCAG 2.0. Se questi siti proprio non sono mai stati toccati e modificati, quindi non c'è stata nessuna gara, nessuna attività di modifica, si può ancora dichiarare il WCAG 2.0. Ma per tutti i siti che hanno avuto delle modifiche dal 23 settembre 2019, il riferimento sono le WCAG 2.1. Di
Di base, per farvi capire qual è la differenza sostanziale, che con i vecchi, con le vecchie WCAG non c'era l'obbligo del responsive design, ossia dell'adattabilità della grafica del sito dei contenuti al dispositivo usato dall'utente. Quindi se vedo questo sito sul desktop, devo poterlo vedere anche sul mobile. Una volta non c'erano queste indicazioni e quindi si doveva adattare un po', ci pensava anche il browser del mobile ad adattare il sito alla visualizzazione mobile. Con le WCAG 2.1 è obbligo di legge sviluppare siti web che si adattino al dispositivo dell'utente e quindi è necessario che siano con responsive design. Quindi in questo caso va scelto WCAG 2.1. Andando avanti, iniziamo la parte quella che spesso crea confusione agli utenti. Qual è lo stato di conformità di un sito? Quindi, dopo che ho analizzato il mio campione, dopo che magari ho compilato il modello di autocompilazione del form AGID, qual è il livello di accessibilità che devo andare a dichiarare? Allora, può essere conforme, può essere non conforme, può essere parzialmente conforme. È conforme quando tutti i criteri di successo sono soddisfatti, cioè non c'ho nessun errore, nessun no della checklist dell'allegato 2 del modello AGID, ossia è tutto conforme. È non conforme quando abbiamo la maggior parte dei controlli che non sono conformi, quindi hanno valore no. È parzialmente conforme quando siamo, diciamo, nella via di mezzo. Quando abbiamo magari degli errori, abbiamo alcuni positivi, ma la differenza tra errori e positivi, diciamo, quelli positivi sono superiori agli errori. E quindi abbiamo questa risoluzione. E quindi avete poi la possibilità di spiegare, quando definita che è parzialmente conforme o non conforme, avete la voce dedicata ai contenuti non accessibili. A questo punto vi dà tre possibilità. Vi dà la possibilità di dire che è in violazione alla legge e quindi dovete spiegare quali sono i contenuti che hanno questi problemi, che è un onere sproporzionato, che è un caso che praticamente non vi capiterà mai, perché l'onere sproporzionato, se andate a leggere le linee guida, di AGID, è solamente per casi ultra particolari, oppure può essere causa di esclusione. All'interno delle linee guida, dove si parla di onere sproporzionato, c'è un capitolo dove riporta alcuni casi per cui è possibile evitare, diciamo, l'adeguamento di contenuti, ad esempio documenti pubblicati prima del 23 settembre del 2018, se questi documenti non sono importanti per l'utente, cioè non sono magari moduli o oggetti con cui va a interagire. Quindi avete queste indicazioni. È chiaro che una volta che parlate di contenuti accessibili o non accessibili, come si diceva, fate riferimento al modello che abbiamo presentato prima, ossia il modello di autovalutazione allegato 2 delle linee guida AGID. Quindi avete conformità, sì, no, non è applicabile. Se nel caso è no, scrivete da parte. Perché? Perché questo poi è il testo che magari potrete andare a riportare negli errori di violazione della normativa, se sono violazione di normativa, oppure nelle cause di esclusione, se è una causa di esclusione. Poi c'è tutta la definizione dell'onere sproporzionato che, ripeto, non sto qui a andarvi a dettagliare, è ben descritta nelle linee guida AGID, dove ci sono quattro casistiche: l'onere organizzativo eccessivo, quello finanziario eccessivo, rischio di pregiudicare la capacità di adempiere allo scopo prefissato e rischio di pregiudicare la capacità di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i propri compiti o servizi. Che attenzione, non deve essere una scusante del tipo: ah, ma sapete, io non sono in grado di fare i documenti in formato accessibile, so farli solamente in forma scansionata, quindi se non li pubblico scansionati non pubblico niente. Perché attenzione, non è solamente violazione della legge 4/2004 in questo caso, ma se fosse pubblicità legale è violazione della legge 69 del 2009, è violazione dell'articolo 23 ter, 5 bis del CAD, se è trasparenza amministrativa è violazione del decreto 33, quindi comunque fare le cose in modo non corretto non si può dire in questo caso è onere sproporzionato. No, hai lavorato tecnicamente male. Devi, come dice la normativa, fare formazione e produrre le cose come si deve. Quando si tratta quindi di contenuti non accessibili, va indicato su un campo opzionale se avete previsto delle modalità accessibili. Esempio,
Ci potrebbe essere un'area del sito web dove un servizio attualmente non è accessibile. Nelle indicazioni dite, l'area dove si chiedono magari i certificati momentaneamente non è accessibile. Stiamo lavorando nell'aggiornamento. Attualmente è possibile comunque richiedere il servizio, magari mandando una PECA o mandando un'email all'indirizzo XYZ. È una soluzione tampone, ma comunque informo già l'utente che va a leggere sì la dichiarazione che comunque quel servizio è inaccessibile, ci stiamo lavorando. Però, ripeto, deve essere veritiera la dichiarazione, non è come è capitato in alcuni casi per cui dichiariamo la non conformità del sito web, però diciamo che non è lo sproporzionato perché? Perché il sito è fatto talmente male e ho già avviato una gara. Quindi a breve il sito nuovo andrà online, quindi non spendo soldi per sistemare quello vecchio. Mi può andar bene. Il problema è che il sito nuovo deve andare online, deve essere accessibile. Perché se il sito non va online l'anno successivo mi rimane quello vecchio perché ci sono ritardi e cose varie, a questo punto non potrò riusare la scusa di dire ci sto lavorando. Quindi attenzione, fate le dichiarazioni che siano veritiere, perché bene o male tutti questi aggiornamenti, tutte queste attività vengono poi monitorate. Altra cosa, si deve specificare quindi come è stata fatta la valutazione, se l'avete fatta internamente o se avete fatto con il supporto di terzi e se è stato utilizzato il modulo di autovalutazione di Agid. Qui lo dico sempre, non c'è nessun obbligo ad utilizzarlo, è consigliato, quindi non è che è obbligatorio rispondere sì, rispondete sì effettivamente se lo utilizzate, perché ci serve anche come comprensione se effettivamente viene utilizzato o meno per questa attività. Altra cosa, feedback e recapiti, quindi anche in questo caso il meccanismo di feedback va compilato con un testo descrittivo e va messo il link al meccanismo di feedback. Il link, attenzione, è un campo obbligatorio. Quindi se per caso il vostro meccanismo di feedback è invia un'email all'indirizzo accessibilità@comunedibugliano.it, il punto è che se da nessuna parte del sito avete messo questa informazione, mettete come link il link del sito web vero e proprio. È vero che questa informazione dovrebbe magari essere inserita anche da qualche parte visibile nel sito web, nella pagina dei contatti, eventualmente. Nella pagina contatti mettere con feedback di accessibilità per questa modalità contatta questo indirizzo email. E dopodiché l'email della persona che dell'RTD e gli altri campi sono compilati in modalità automatica, non sono modificabili, quindi vengono presi direttamente dal blocco e poi si passa alla sezione 2 che abbiamo già descritto, quindi qual è la data di pubblicazione del sito web, se sono stati fatti test di usabilità o meno, qual è il CMS utilizzato, può essere anche nessuno se i siti li fate a manina 1.0, quindi se sviluppate le pagine a mano, qual è la data di pubblicazione del sito o dell'app mobile. Ecco, nel caso dell'app mobile la data di pubblicazione prendete la data di pubblicazione della versione che avete fatto il test. Che chiaramente è la versione di cui avete fatto poi quindi la dichiarazione. Anche qui usabilità, se sono stati fatti test di usabilità e se l'app è in questo caso Android o iOS, che sono i due ambienti che sono oggetto di monitoraggio. E poi viene richiesta quella parte che accennavamo prima, il numero di dipendenti con disabilità, numero di postazioni e la percentuale di spesa prevista, se c'è, e poi le due domande del responsabile dei processi di integrazione, se è previsto e se è stato nominato. Quindi questa in sintesi è ciò che vi viene chiesto. Fatto questo, avete la possibilità poi sempre di andarla a modificare. Rimane in bozza finché non fate pubblica dichiarazione. Quando fate pubblica dichiarazione, vi viene fornito un link che per il sito web va pubblicato all'interno del piedipagina con un link che deve chiamarsi dichiarazione di accessibilità. Per quanto riguarda le app mobile, va pubblicato magari in modalità descrittiva dove c'è lo store. In alternativa, e questo lo diceva anche la direttiva europea, per le applicazioni mobile si può pubblicare nel sito web dell'ente che ha sviluppato l'applicazione. Quindi se c'è una pagina di download dentro al sito dove si spiega che scarica l'app dall'App Store o dallo store di Google, in quella pagina mettere un link anche alla dichiarazione di accessibilità dell'app, in modo che l'utente, prima di poterla scaricare, ha comunque un riferimento di quali sono le eventuali problematiche di accessibilità non risolte. È chiaro che se io
la leggo prima e dico, ok, il problema di accessibilità è non è possibile fare il login con lettore di schermo, so già che a questo punto se sono non vedente, quell'app ha problemi, non posso utilizzarla, non vado quindi nemmeno a scaricarla e andrò anzi a chiedere all'amministrazione di intervenire per risolvere il problema. La procedura di attuazione viene generata in automatico, ossia quando create la dichiarazione di accessibilità e mettete il link, nella pagina pubblica viene chiaramente messo il link alla procedura di attuazione difensore civico. Selezionando quel link, l'utente ha già la visualizzazione della pagina con già selezionata la vostra amministrazione per quel sito che avete fatto la dichiarazione. Perché una cosa che non ho detto all'inizio, ricordatevi che va fatta per qualsiasi sito web afferente all'amministrazione, gestito dall'amministrazione, comunque riconducibile all'amministrazione. Quindi se l'amministrazione ha il sito web comunedibugliano.it, quello è oggetto di valutazione, anche perché quello è il sito che ufficialmente è stato comunicato tramite l'indice delle pubbliche amministrazioni come sito dell'amministrazione. Ma poi se c'è un sito web Albo Pretorio o Trasparenza Amministrativa o Sagra dell'Asparago presso altri servizi, quelli sono comunque afferenti all'amministrazione. Come dovrà fare la dichiarazione? O analizza direttamente il prodotto, il contenuto, oppure dovrà chiedere ad esempio al fornitore di dire per la parte di tua competenza, quindi per la parte grafica dell'albo o della trasparenza, mi fai una dichiarazione di accessibilità, di conformità? Poi sta a me amministrazione verificare che i contenuti che pubblicano i miei dipendenti siano conformi all'accessibilità, perché posso avere l'oggetto trasparenza bello accessibile, se poi i documenti pubblicati sono scansionati, non è certo colpa di chi vi ha fornito il prodotto, ma è colpa di chi ha caricato il documento inaccessibile. Quindi, come avevo detto, potete andare a modificare sempre le dichiarazioni in qualsiasi momento dell'anno, H24, quindi cambia qualcosa, aggiornate le informazioni. Chiaramente ricordiamoci che entro il 23 settembre va fatto l'aggiornamento di questa dichiarazione, il mancato aggiornamento, la mancata pubblicazione è inadempimento normativo, quindi con la responsabilità sempre articolo 9 della legge 4 2004. Io ho concluso, ho tenuto purtroppo solo 5 minuti perché era abbastanza lunga la presentazione. Se ci sono domande, Gianluca, immagino ce ne siano un po', cercherò in 5 minuti di rispondere. Sì, Roberto, ci sono diverse domande, adesso te le riportiamo Ok, sì, perché nella chiaramente non ho videochiamata. potuto seguire la chat. Ecco, come vedi, la collega Antonella le ha riportate Allora, qui nella nota. domanda di Gianluca: non è necessario conservare le dichiarazioni fatte negli anni precedenti? Basta mantenere una sola dichiarazione che viene mano a mano aggiornata? Assolutamente sì, perché le dichiarazioni sono comunque archiviate da AGID, quindi quella precedente rimane. Voi avete la dichiarazione aggiornata al momento in cui aggiornate il sito, quella ha valore. Quindi l'esempio che dicevo prima, se voi avete aggiornato il sito adesso magari e avete aggiornato la dichiarazione, AGID utilizza quella come analisi. Ma se poi successivamente avete modificato il sito e l'avete riaggiornato, vale comunque quella nuova. Perché se AGID magari trova che avete scritto che, non so, i link non sono sottolineati e poi nel sito li avete sottolineati, nella nuova dichiarazione avete tolto che quel problema dai vari problemi, effettivamente è importante risolvere il problema. Quindi basta mantenere aggiornata quella, così una volta che mano a mano l'aggiornate, automaticamente non serve aggiornare nemmeno poi il link del piedipagina. Allora, in sostanza, la dichiarazione deve essere aggiornata una volta all'anno, anche se non sono state fatte modifiche al sito? Sì, a me sembra strano che non è stata fatta modifica a un sito, cioè un sito web di un'amministrazione pubblica che non ha caricato nemmeno una news, nemmeno un documento aggiornato. Mi chiedo a questo punto che senso ha tenere in piedi quel sito. Però in teoria sì, va entrato se non ha fatto alcuna modifica, quindi se non ha fatto aggiornamenti strutturali e i contenuti hanno sempre le stesse problematiche, ribadisce quanto è stato detto prima. La totale conformità però è piuttosto complicata. Se si fa un check con lo strumenti, anche il sito AGI manifesta qualche non conformità. Per questo chiedevo quale fosse il percentuale accettabile. Difatti anche il sito ACI si dichiara parzialmente accessibile. La totale conformità è 100%, che tecnicamente si può ottenere chiaramente lavorando su due step: la struttura del sito, quindi tutti gli errori potenzialmente che trovate di struttura, avete un anno per sistemarli, voi o col vostro fornitore. Quando avete sistemato quelli, dovete preoccuparvi di quelli contenutistici, quindi quelli generati da voi e dai vostri colleghi. Quello è più difficile.
garantire la conformità, ma lì va fatta formazione su come pubblicare i contenuti web e come pubblicare i documenti. Se non possiedo un meccanismo di feedback nel sito, posso comunque procedere a compilare la dichiarazione di accessibilità? No, va fatto perché è obbligatorio per legge. Ripeto, se non ce l'avete, basta anche un'email di contatto dell'amministrazione, basta dire anche che il cittadino scriva a protocollo, però basta che poi il protocollo sia informato di girare la comunicazione, quindi è sufficiente pure quello. Se i test di usabilità non vengono fatti, invalidano il risultato della verifica? No, perché di base la verifica è tecnica. È preferibile che vengano fatti, andrebbero fatti, però diciamo non vanno a invalidare la conformità, lo stato di conformità dell'accessibilità. Quali sono attualmente gli obblighi per le aziende private che sviluppano app mobile e app web e mobile per le PA non usate dal pubblico ma usate internamente? Sono gli stessi obblighi che esistono per le app pubbliche, perché anche in ambito interno ho dipendenti con potenziali disabilità e quindi hanno necessità, a meno che il committente, la pubblica amministrazione, non dichiari per iscritto, quindi motivi adeguatamente, che quell'app non la prende accessibile in quanto per quella tipologia di utilizzo di app non ha persone con disabilità. L'esempio che faccio sempre, le aziende pubbliche, quelle che forniscono l'acqua, mandano in giro i rilevatori a leggere i contatori, i rilevatori fanno la fotografia del contatore e scrivono un numeretto dentro l'app, è chiaro che non manderò mai una persona non vedente ad oggi a fare quel lavoro. Pertanto posso anche dire, prendo un'app che comunque non mi garantisce l'accessibilità per non vedenti, perché in questo caso non ho utenti non vedenti che la possono utilizzare. Quindi se ho un ambiente chiuso dove ho comunque la sicurezza al 100% di non avere persone con disabilità, potrei anche fare la deroga, fermo restando che se poi in quell'ambiente entra una persona con disabilità e c'è bisogno, l'amministrazione deve sborsare nuovi soldi per fare la versione accessibile e lì qualcuno ne risponde. Se si utilizza uno strumento di valutazione tipo Setting Pro, si può inserire il risultato della dichiarazione se si dove? Allora, tutti gli strumenti automatizzati danno un'analisi di alcuni dei requisiti di accessibilità, non li fanno tutti. Esempio, lo strumento ti può dire che manca un testo alternativo, ma non ti può dire se il testo alternativo è idoneo o meno. Uno strumento non ti può dire che il menu di navigazione non è accessibile tramite tastiera, devi farlo a manina. Quindi gli strumenti sono un supporto. In alcuni casi attenzione perché danno anche errori falsi, cioè segnalano errori che non ci sono. Quindi ricordarsi sempre che la verifica va fatta con l'ausilio di strumenti, ma va fatta da esseri umani. C'è un limite per la pubblicazione dei risultati di test di usabilità? Ogni quanto devono essere effettuati? Non ci sono indicazioni specifiche, quindi è bene farli, almeno chiaramente come per gli aggiornamenti dei siti quando si cambia la struttura. Cioè se cambi completamente la gestione grafica, rifammi il test di usabilità. I Learning Management System per la formazione a distanza sono indicazioni specifiche diverse, sono sempre interfacce web. La norma tecnica, la N301549, vale per tutto ciò che è web e anche tra l'altro software quella. Se la mia applicazione non è un CMS e genera form in modo dinamico, sono costretto a testare tutte le pagine generate? No, allora, se la tua applicazione genera form in modo dinamico, devi testare con degli esempi che tutte le varie tipologie di form che vai a generare siano corrette. Esempio, se non ti genera delle etichette, devi verificare il codice in modo che ti generi delle etichette. Se dai dei suggerimenti alternativi, devi verificare che quei campi descrittivi siano collegati all'etichetta. Lo provi con alcuni campi, tecnicamente va bene per tutti. Se poi c'è il caso particolare che non funziona, ti verrà segnalato e vai a fare il fix. Le valutazioni fatte da terzi, questi devono avere delle specifiche certificazioni. Non ci sono ad oggi certificazioni specifiche, ci sono le certificazioni del Web Accessibility Specialist, ma è per la figura dell'esperto di accessibilità. Devono essere persone che hanno competenza in materia, quindi vanno identificate. Si chiede un attimo il curriculum, si chiede cosa hanno fatto, si chiede se ne hanno già fatti in precedenza e chiaramente, come per tutte le attività, si chiama quello che si considera il più idoneo alle attività. Se la PA non ha competenza, il soggetto fornitore è obbligato a effettuarla gratis? Se aveva dichiarato il sito conforme invece non lo è più, a causa del passaggio dalle WCAG 2.0.1, dipende dal contratto che avete. Perché se all'epoca il fornitore vi ha fatto un sito conforme alle WCAG 2.0, perché era conforme alle WCAG 2.0, non potete obbligarlo a titolo gratuito a farvi l'adeguamento. Il fornitore, attenzione, risponde esclusivamente della fornitura, quindi i contenuti che pubblicate voi siete voi responsabili. Quello che potete mettere è nei contratti di fornitura, questo lo do come consiglio alle amministrazioni, oltre che
l'obbligo di legge che diceva giustamente prima Viviana, mettere che a fornitura conclusa il fornitore vi fornisca un'autovalutazione usando il modello di Agid di quanto fornito e eventualmente mettere una clausola per cui se vengono identificati nel corso di un anno, nel corso di 2 anni, quindi quello lo contrattualizzate, difformità, di conformità, di accessibilità rispetto alla fornitura, il fornitore si impegna al ripristino a titolo gratuito perché, a mio avviso, è un'anomalia di fornitura. È consigliabile aggiornare la stessa dichiarazione accessibilità anziché farne una nuova anche se le pagine realizzate a campione sono diverse? Assolutamente sì, perché è comunque un'analisi di un sito web. In ogni caso resta visibile quella che voi lasciate nel footer. Posto che immagino siano tutti parzialmente conformi, ci può indicare una buona pratica di sito pubblico pienamente conforme? Grazie. Ce ne sono diversi, dipende dai tipi di amministrazione, ci sono parecchi comuni che si sono dichiarati conformi che magari hanno piccole problematiche. Io ad esempio ho visto c'era il Comune di Firenze che ha lavorato bene lo scorso anno, ci sono vari ministeri che hanno lavorato bene. Dipende comunque sempre dalla tipologia di sito web. Conformità solo per 100%, se sono piccole segnalazioni vanno corrette, perché se sono piccole si possono correggere. Ho fatto appositamente l'esempio prima della sottolineatura dei link. Quello è spesso la modifica di una riga del foglio di stile. Quella la posso fare direttamente o posso chiedere al fornitore che la faccia. Se il problema è solo quello, sono totalmente conforme. Il problema è che bisogna prendere una a una tutte le problematiche e cercare di risolverle. Carlo Poggi, ciao Carlo, se sul sito di un ente non è presente la dichiarazione di accessibilità, oltre a scriverli privatamente, esistono strumenti più convincenti per invitarli a produrla, a pubblicarla? Lì va segnalato. Se non c'è la dichiarazione, non c'è manco il meccanismo di feedback, lì si scrive il protocollo, si indirizza all'RTD dicendo guardi che ho consultato il sito, manca sia la dichiarazione e manca anche il meccanismo di feedback. La invito a compilarla. Se poi chiaramente questi non rispondono nei 30 giorni, ci si rivolge al difensore civico per il digitale. Cioè la mancanza del modulo o del feedback non pregiudica la possibilità di richiedere poi l'intervento del difensore se queste persone non fanno. Quindi se l'autuazione è fatta da terzi, potrebbero aver utilizzato solo validatori online e poi comunicato alla PA le problematiche emerse, giusto? Sì. Se il terzo che fa la verifica non ha competenza e si basa solamente su strumenti di verifica, vi sta dando una dichiarazione parziale, non è una dichiarazione fatta in modo corretto. Esistono tool online per la verifica delle pagine web? Esiste uno strumento certificato da Agid? Non esiste nulla di certificato perché gli strumenti cambiano e aggiornano quasi quotidianamente. Se andate nel sito del W3C, w3.org, c'è una sezione dedicata all'accessibilità UI, dentro ci sono degli strumenti e trovate varie soluzioni. Anche lì, come tutti gli applicativi, dovete scegliere voi quelli che sono più idonei. Adobe con i PDF prodotti con le ultime versioni di Word restituisce errore per quanto riguarda annotazioni con tag. Che succede? Bisogna aspettare una nuova versione di Word? Sì, si può tranquillamente comunque pubblicare, sono errori non bloccanti. Nella soluzione alternativa bisogna scriverci le attività che verranno effettuate per essere coerenti con le WCAG da fare entro l'anno successivo? No, bisogna mettere la versione che attualmente è alternativa. Chiaramente è alternativa, bisogna impegnarsi a risolvere il problema, quindi sistemarlo, ove possibile. Se si tratta magari di mappe online e l'alternativa è contatta l'ufficio per avere le planimetrie, allora quello rimarrà alternativo a vita. Per terzi si intende chi gestisce il sito istituzionale, e questa non l'ho capita come è collegata, e comunque le dichiarazioni deve farle l'amministrazione per le soluzioni che sono proprietarie. Forse intende per terzi quando ho detto magari c'è l'azienda X che gli fornisce l'albo. È vero che gli fornisce l'albo, ma la dichiarazione di accessibilità per quell'area deve farla comunque l'amministrazione. Sono sparite le domande? Ok. Nella soluzione alternativa l'ho già visto, ok. Chiedo una puntualizzazione alla risposta alla domanda di Valentina Assist. Quali sono attualmente gli obblighi per le aziende private che sviluppano app web e mobile per le PA, non usate dal pubblico ma usate internamente? Si è detto che hanno gli stessi obblighi, ma vale per ditte private con fatturato almeno di 5.000 o inferiore? No, allora non mescoliamo le due cose. Una cosa sono gli adempimenti che hanno le società con un fatturato di almeno 500 milioni di media sull'ambito triennale, hanno gli stessi obblighi delle pubbliche amministrazioni per i siti web e le app mobile. Le aziende invece che forniscono, come era scritta la domanda, servizi alle pubbliche amministrazioni per
app mobile che sono magari limitate a un gruppo di utenti, la normativa dice che se nel gruppo di utenti non abbiamo persone con disabilità si può evitare di applicare la norma. Però, come ho detto prima, a rischio del committente, perché se un domani quel gruppo di utenti si espande ed entrano persone con disabilità, sta all'amministrazione mettere a norma l'applicazione. Oppure, come l'esempio che ho fatto come si dice? Dell'azienda che legge i contatori dell'acqua, è chiaro che in quel caso, finché non ci sarà una tecnologia che consente ai non vedenti di recarsi fisicamente ai contatori, oppure quando cambieranno questi contatori li metteranno elettronici come quelli della luce e del gas, chiaramente quel tipo di lavoro non lo può fare una persona non vedente. Ho cercato di rispondere a tutto ciò che mi hanno incollato. Grazie Roberto, faccio i complimenti a te come prima a Viviana, siete stati veramente incredibili sia nella chiarezza dei vostri interventi che anche nella puntualità con cui avete risposto a diverse decine di domande che sono arrivate durante tutto il webinar. E abbiamo sforato qualche minuto, quindi io mi avvierei velocemente alla conclusione. Ringraziando intanto i relatori per la loro disponibilità e la chiarezza. Ringrazio tutti i partecipanti, al momento siete ancora quasi 700, quindi un numero molto alto. Io mi prendo giusto qualche istante per darvi le ultime informazioni e per ringraziare anche voi per la partecipazione. Allora, vi ricordo che il prossimo appuntamento è la settimana prossima, sempre di venerdì alle ore 12. Parleremo di modalità e strumenti di progettazione dei siti web della PA, quindi sarà il giorno dopo la scadenza prevista tra dichiarazione, magari ci sarà ancora qualche domanda su questo argomento. E Marco, vedo riuscito a rispondere alla mia domanda. I relatori hanno risposto veramente a tutto, quasi tutte le domande arrivate. Se c'è qualche domanda in evasa, magari riproponetela all'inizio del prossimo webinar. Quindi vi ricordo questo appuntamento. Vi ricordo che i materiali saranno disponibili già oggi pomeriggio sulla piattaforma, sul sito Eventi PA. E non chiedeteci per favore gli attestati perché, come vi dicevo all'inizio, li rilasceremo solo al termine del ciclo. E sempre come vi dicevo all'inizio del webinar, riapriremo le iscrizioni a questo ciclo di webinar. Quindi, se pensate che qualche vostro collega conoscente sia interessato all'argomento, potete inviargli direttamente il link alla pagina per iscriversi. Lì troveranno la registrazione del primo e la possibilità di iscriversi ai successivi. Ringrazio tutti per la partecipazione e a questo punto, vista anche l'ora, grazie Patrizia che hai messo online il link alla pagina e ringrazio tutti per la partecipazione, vi auguro buon pranzo e buon fine settimana. Grazie a tutti e arrivederci.